Salvaggio Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 26 agosto. La Chiesa ricorda Santa Maria di Gesù Crocifisso, la piccola araba. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Tu, mio Dio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, o Signore, a te grido tutto il giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che unissi in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo lascino fissi i nostri cuori dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono i segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra. Con l'arpa 10 corde a lui cantate. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme con le loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andate di incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose,
In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia, e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi per l'intercessione di Santa Maria di Gesù Crocifisso. Maria, la piccola arba, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, una santa giornata. Pace e bene.